Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Come prima cosa ragazzi, subito un grande like per la nostra top 11. Come ogni venerdì puntuali, sono qui a dirvi secondo me i migliori 11 per questa giornata. Vi starete chiedendo sicuramente come mai sono sul canale del mio amico Carmi Special. Ho preso la sua pagina per farvi vedere come fare per fare l'iscrizione al mio canale e come attivare la campanellina. Io ero iscritto, ovviamente mi sono disiscritto un attimo per farvi vedere. Quindi basta cliccare sul pulsantino iscriviti, andate sulla campanella e cliccate su tutte. E così sarete avvisati ogni volta su tutto quello che succede sul mio canale. È veramente molto importante, ragazzi, fatelo, fatelo, fatelo. Altra cosa. In descrizione qui sotto troverete tutti i link usciti questa settimana dei miei video e sono i 5 attaccanti, i 5 centrocampisti, 3 portieri e 5 difensori da schierare assolutamente al Fantacalcio e vi lascio anche quello della Jaguar, andatelo a rivedere e anche quello dei 9 nomi che potrebbero fare bene fino a fine stagione. Se non l'avete visti andateli a rivedere. Prima di cominciare, altra cosa che voglio dirvi. Ragazzi, sostenetemi anche con le condivisioni. Basta andare su un video, cliccare sul tasto condividi, anzi ve lo faccio vedere un attimo, ve lo faccio vedere in un act, vediamo. Allora, basta che cliccate sul video, poi c'è il pulsante condividi qui e poi se lo fate da telefonino potete fare su anche WhatsApp, mentre da computer solo su Facebook. Cliccate qui. E lo condividete mentre dal telefonino vi dicevo potete farlo anche su WhatsApp e quindi se avete amici che giocano al Fantacalcio e volete condividere con loro il mio canale e sostenermi così fatelo che è un aiuto veramente importante, io vi ringrazierò sempre. Altra cosa, dai Roma, finalmente una squadra italiana in semifinale di Europa League. Ieri ho seguito sia su Sky Sport ma anche sul canale YouTube del grande Asso de Roma. Con il suo commento sempre veramente spassoso, mi sono divertito. Anzi, c'erano alcuni utenti iscritti al mio canale che mi hanno salutato anche lì e vi ringrazio. Ieri ho fatto una live alle ore 19. Invece, questa sera sarà ore 21. Andateci già a cliccare la campanellina oppure un bel mi piace, così verrete avvisati da YouTube appena partiamo. Perché questa sera i fantaconsigli sono veramente importanti perché abbiamo le ultime novità e quindi sono quelli fondamentali. Ormai siamo alla 31esima giornata e quindi bisogna fare le scelte giuste per andare a vincere quei nostri fantacalcio. Bando alle ciance, penso di aver detto un po' tutto quello che avevo da dirvi. Cominciamo con i primi nomi della top 11. Andiamo di qua. Ok. Il portiere, ve l'avevo spoilerato ieri per chi c'era in live, ho messo Gigione Donnarumma, nella top non potevo non mettere lui, Handanovic col Napoli potrebbe subire, Szczęsny non ne parliamo con l'Atalanta, quindi non ho dubbi, Gigione Donnarumma viene da un bel set in Parma-Milan e quindi per tutte queste motivazioni non perderei altro tempo, Donnarumma, portiere della nostra top 11. Poi ci ho messo i tre difensori, due potrebbero, sono diciamo scontati, Theo Hernandez in Milan-Genoa e Achraf Hakimi col Napoli. Ecco, già Hakimi, quando, diciamo, essendo che gioca in una squadra forte, poteva essere meno banale, però li metto perché vengono entrambi da un bell'assist nell'ultima giornata, quindi voglio rischiarmi loro. Mentre il terzo nome, che è quello meno banale, quindi diciamo è quello cui darò un po' più di spiegazione, è quello di Faraoni. L'ho voluto mettere, anche lui l'avevo detto già ieri che poteva essere in top 11, lo metto perché ho sensazioni positive sul Verona, già ve l'avevo detto, mi sta piacendo, diciamo rispetto all'anno scorso ha portato meno bonus, però nell'ultima parte di stagione sta andando decisamente meglio e quindi volendomi rischiare un difensore che può portare un bel bonus sicuramente può essere lui. Anche perché
diciamo, se gioca Damsgaard sulla sua fascia, è più un giocatore offensivo che un giocatore difensivo. Quindi Augello pure è uno di quelli magari più offensivi che difensivi, quindi Faraoni secondo me può essere un ottimo nome per questa giornata. Completando quindi il reparto, Hakimi, Theo Hernandez e Faraoni, passiamo al centrocampo. Partiamo con il primo nome, ho messo quello, anzi ora faccio come ha detto ieri, come ha suggerito ieri, un nostro amico, ci posso cliccare sul giocatore prescelto, eccolo qua. Dal centrocampo faremo così, quindi il grande Rodrigo De Paul, Don Rodrigo. Voto e fantavoto 6,48 di voto, cioè vuol dire che parte da 6,5 a centrocampo, mentre il fantavoto è 7,24, quindi condito da bonus e assist, quindi se arriva addirittura a 7,24. Assolutamente un giocatore che a me fa impazzire. Poi lo metto primo perché il Crotone dietro fa acqua da tutte le parti. Rodrigo De Paul è rigorista, calcia le punizioni, quindi può portarvi un bonus in qualunque modo. Quindi credo che non debba aggiungere altro su Don Rodrigo, va messo nella top 11, punto e basta. Secondo nome, il secondo nome, ci ho messo ragazzi Luis Alberto. Metto lui perché secondo me in questa giornata può fare molto bene, perché il Benevento, è una squadra che subisce tantissimo. Lui è vero che non si sta allenando al 100% perché ancora è un po', acciaccato. Però secondo me uno di quelli che questa giornata va messi, anche perché come vi dicevo ci sono partite difficili sia Atalanta sia Juve sia Inter sia Napoli, e quindi metto i giocatori che possono portare dei bonus. Alla fine ha una media voto di 6,35 e una fanta media voto di 7,20, quindi assolutamente non male, non male il nostro maghetto. Quindi sicuramente è tra i consigliati, anzi è in top 11 di questa giornata. L'altro nome che ho messo in top 11 è sempre della Lazio, però è Sergej Milinkovic-Savic, il sergente. Ragazzi, anche lui ottimo sia voto che media voto, perché 6,31, 7,31 di media fantavoto, 7 gol fatti, quindi un giocatore sicuramente importante. Oltre a questo, viene da un bel gol in Verona-Lazio, un bel colpo di testa quando c'è bisogno di fare qualcosa in più, lui c'è sempre. Come dicevo, lo stesso discorso che vale per Luis Alberto, il Benevento dietro concede, e quindi questi giocatori possono essere buoni sia in termini di gol che in termini di assist, quindi vanno messi in top 11. Potranno pure risultare banali, però ci sono tanti giocatori, quindi bisogna beccare quelli giusti. Milinkovic potrebbe essere di nuovo determinante anche in questa giornata. Andiamo a vedere il quarto centrocampista che ho scelto per voi. Stavolta ci metto Akan Calhanoglu, che sì, l'ho messo settimana scorsa e l'abbiamo preso. Questa settimana mi rischio Akan Calhanoglu. Lo metto in Milan-Genoa. Secondo me non è una partita semplicissima per il Milan, perché il Genoa è una squadra che non sta prendendo tantissimi gol. Però uno del Milan lo volevo mettere, allora ho scelto lui. Diciamo che quest'anno non sta facendo le prestazioni dell'anno scorso. Io lo avevo messo tra i primi quattro centrocampisti quest'anno, e diciamo è quello, diciamo, in cui ci ho preso meno. L'avevo messo un attimo sotto di Mkhitaryan e di Gomez. Diciamo 6,28 media voto non è malissimo. Però media fantavoto per uno come lui, 6,76 è veramente poco. Quindi lui mi aspettavo almeno un 7,20-7,30. Però pochi
pochi gol, due soli gol, e quello incide veramente tanto. Diciamo lo metto col Genoa, come vi dicevo, non è una partita semplicissima. Non vedo il Milan strafavorito, però anche senza Ibrahimovic deve provare a portare a casa i 3 punti, e chi magari meglio di Calhanoglu potrebbe portare un bonus, soprattutto perché è un centrocampista. Direi che per il centrocampo può anche andare bene così. Passiamo al reparto d'attacco. Qui ho dovuto fare delle scelte, visto che, come vi dicevo prima, c'è Napoli-Inter, c'è Atalanta-Juventus, quindi gli attaccanti top hanno partite veramente dure. E allora io ho fatto così. Ho messo come primo attaccante lo stesso Romelu Lukaku. Lo metto perché il Napoli è una buona squadra, si sa difendere, però un attaccante che ha fatto 21 gol in campionato, secondo me va messo. E quindi me lo rischio. Vi preannuncio già che non ho messo Cristiano Ronaldo con l'Atalanta, anche se negli anni all'Atalanta ha fatto sempre gol. Però uno dei due volevo rischiarmelo, alla fine mi rischio Lukaku. Mi rischio Lukaku, media voto 6,68. Fanta media voto addirittura 9,11, quindi fa un gol a partita, quindi lui il prescelto, anche perché col Napoli, se non ricordo male, qualche gol già l'ha fatto. Mi scuseranno gli amici napoletani, però le statistiche sono statistiche. Quindi primo nome Romelu Lukaku, il secondo nome, ragazzi, se non segna manco questa settimana, vado a Roma, vado a Roma a prenderlo. Gli ho messo Ciro Immobile, il Lazio Benevento. Ciro, se non segni col Benevento è finita, perché poi ti toccano il Napoli e il Milan. Quindi o segni questa giornata, oppure diventa veramente dura. Puoi fare quantomeno diciamo, un'annata decente. Mi aspetto un gol. Quantomeno, perché il Benevento, come dicevo, dietro concede tanto, quindi ci ho messo un bel po' di Lazio tra Luis Alberto, Milinkovic e Immobile. Mi aspetto almeno un 2-3 gol in questa partita da parte della Lazio, quindi l'attaccante principe andava messo. È vero che Immobile è da tantissime giornate che non segna, però l'ultimo ha preso il palo, l'ho visto più nel vivo della manovra, quindi provo a rischiarmi lui in top 11. Il terzo e ultimo nome che ho voluto mettere rischiando questa settimana, ero indeciso tra il buon Dusan Vlahovic e Nwankwo Simi del Crotone. Alla fine ho scelto Simi, veramente un ballottaggio al limite. Però ieri alla fine ho messo Vlahovic fra i 5 attaccanti consigliati, e quindi in top 11 mi rischio di nuovo Simi. È veramente un giocatore che si è ripreso, perché io inizio anno avevo pronosticato una doppia cifra tra i 12 e i 15 gol. Alla fine ha superato già, nonostante mancano 8 partite, questa soglia. Non aveva fatto bene fino a gennaio febbraio, poi è partito con un filotto di gol e non intende più fermarsi. All'ultima non ha fatto benissimo, però alla fine gli arriva il pallone e la butta dentro. Quindi anche per questo, quando è il tuo momento, il pallone ti cerca. Al momento cerca Simi, e quindi va schierato. Lo mette in top 11. L'Udinese dietro non è male, non è una squadra scarsa, però è un attaccante di quelli che è il suo momento. Il pallone cerca lui e quindi va schierato. Va messo in top 11. Mi piace perché è rigorista, perché è uno che anche se si muove in una maniera goffa, anche se non ha una tecnica eccelsa, però la butta dentro. Alla fine al fantacalcio conta buttare dentro la palla. Quindi, e poi di testa, come vi dicevo, è buono. Magari un corner, un calcio piazzato, se gli arriva lui il gol lo può mettere. Quindi, per tutte queste motivazioni, terzo nome della mia top 11, Nwankwo Simi.
Ragazzi, la top 11 è finita. Vi ricordo il like a questo video, mi raccomando. Vi ricordo la live di oggi, ore 21. Andate a lasciarci un like subito. Ai commenti risponderò a questo video solamente dopo che arriva questo video a 150 mi piace. Se non ci arriva, ragazzi, e volete trovare risposte ai vostri commenti, vi risponderò però in live, ore 21, come vi ho detto, questa sera. Faccio così perché il tempo è veramente poco. Non ho molto tempo, quindi se arriviamo a 150 inizio a rispondere. Se non ci arriviamo, fa niente, questa sera ore 21 vi rispondo a tutti. Altra cosa, ragazzi, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi, come vi ho fatto vedere all'inizio del video. È semplicissimo, basta cliccare sul pulsantino, attivate la campanella come vi ho fatto vedere. Vi ringrazio sempre perché siete gentilissimi con me anche nella live di ieri. Nel video mi avete ringraziato in tantissimi, mi avete fatto i complimenti e io ringrazio voi. Con questo è veramente tutto. Ciao ragazzi.